Cari amici, noi abbiamo avuto una disavventura presso gli uffici della Regione Lazio che abbiamo espresso in maniera abbastanza compiuta, visto che molte persone le hanno visti, hanno visto le nostre opinioni, e vi invitiamo ad andare su Alba Mediterranea YouTube a verificare quello che abbiamo detto. Però prima di ritornare su questo argomento vorrei soffermarmi su alcune considerazioni importanti che sono legate alla nostra abituale rassegna stampa. Oggi la rassegna stampa è veramente molto importante, stanno accadendo dei fatti che sono estremamente significativi sulla totale inconsistenza del potere politico e gestionale di questo paese, che rispecchia la irresponsabilità, perché quello che è avvenuto in questi giorni in Abruzzo denota prevalentemente la irresponsabilità di chi a tutti i livelli, dai politicanti, ma come modalità dell'essere, esattamente a quelli che dovrebbero avere le funzioni, parlo di prefetti, parlo di questa gente qui, meno dei poveracci che si sono sacrificati e continuano a sacrificarsi per tentare di salvare delle vite umane, e che come al solito sono quelli poi meno considerati. Detto questo, e prima di farvi vedere alcuni titoli che mi interessava di farvi vedere, voglio leggere un paio di righe scritte da un grande scrittore francese morto da tempo che si chiamava Jean Coe. Questo è il libro, edito negli anni 60, immagino un po', dall'editore Volpe. Ci sono un paio di considerazioni che voglio leggere perché sono veramente importanti, cioè di come viene vissuta la morale, perché alla base c'è tutto. Un uomo, se non è un uomo, se non ha una sua moralità, si comporta come questi funzionari, diciamo addirittura, che forse è più indicato. Si comporta come questi funzionari che provocano i disastri e poi se ne lavano le mani. Ma questo vale sia a livello, no, dei prefetti, delle prefetture dell'Italia centrale, che non hanno fatto niente, continuano a non fare niente, sia le autorità, qui c'è scritto tutto, c'è un articolo del giornale La Verità che descrive uno per uno quello che avrebbero dovuto fare, ma non hanno fatto, sia i funzionari di un ente che è stato creato a suo tempo e che è il difensore civico, i quali, a fronte di dover affrontare problemi, problematiche poste dal singolo cittadino, in questo caso l'amico Orazio, se ne lavano le mani, si inventano quello che gli pare pur di non agire, non perché, attenzione, non è una sana vigliaccheria, perché io ti chiedo di agire nei confronti, che ne so, del Presidente della Repubblica, del capo del governo tedesco, che cazzo ne so, allora dice, ma io veramente non lo faccio. Questi no, è per pura sciatteria, è pura per sciatteria, incompetenza, proprio incapacità di conoscere il proprio ruolo. Allora c'è questo autore che ha scritto delle cose veramente interessanti e di cui vi leggo alcune frasi che sono indicative. In questa pagina, ad esempio, prevede la struttura mentale, psicologica del nuovo ordine mondiale. Vedete come scrive: noi chiamavamo morale in verità la necessità dell'ordine che le religioni si sforzavano di illuminare e di trascendere. Domani immaginerò l'ordine epurato di ogni umanesimo, l'ordine come gestione. E questo, quest'idea, quindi questa è stata introiettata dalla classe dirigente italiana di oggi, che prima ancora corrosa, esattamente, corrosa, dove la corrotta, esattamente, dove la corruzione è alla base della loro ideologia, ma della vita intrinseca loro, perché uno che della, sta, fra virgolette, addirittura morale, come uno che sta lì come difensore civico e tutto fa forché difensore, difendere, e cerca di levarsene le mani, no, a fronte di un più problema, dopo vi racconto di più, e a fronte un problema
E questo qui è questa persona qui, è la persona del nuovo ordine mondiale voluto dai preti e dai comunisti, è tutto qui. Dai gesuiti, principalmente. Dai gesuiti c'è scritto tutto. E che è questo libro del 1960. Quest'idea che la morale sta per diventare fredda, senza generosità, fosse pur quella strana dell'odio, politicamente un gelido mostro, un ordine senza ideologia, si ammazzerebbero i negri, insomma, senza proclamarsi razzisti. È quello che fanno. O viceversa, si proclamano razzisti anche se non ammazzi i negri. Sì, ma no, ma sì, il bello è che loro fanno la tratta dei negri, come loro hanno sempre fatto, e accusano di razzismo quelli che non vogliono invasi. Sì, gli invasi. Ma vedi che c'era scritto negli anni 60 dal grande intellettuale Sarko. Quando leggerò questa cosa qui, anche adesso nell'applicazione reale, nel momento attuale, vi renderete conto quanto aveva ragione quest'autore. Ti colpirò senza collera e senza odio come un macellaio. Sì. Questi sono macellai. La sanzione creano pura, le radici ideologiche. Senza, la sanzione pura corrompono le radici ideologiche. Senza sanzione morale. Oddio, quella dei preti nel 1600 meglio per, era una morale fasulla, lo sappiamo perfettamente. Per me, ai fini di potere, però cazzo, sentivano il dovere di moraleggiare almeno. Quantomeno di dare una regola generale da come seguire ci racco- per convivere in una come società. Come ci racconta il grande Manzoni. Innovazione, poiché ogni colpevole fino ad oggi era tale davanti agli uomini, ma implicitamente davanti a qualche Dio, e ogni colpa era anche metafisica, il colpevole era pregato di provare rimorso. Oh cazzo, è vero, allora il colpevole voleva dire, ma mi chiedi pure di provare rimorso? Benissimo, ma io ho la finzione dietro le spalle. Oggi no, oggi ti ammazzano lavandosene le mani, come hanno fatto i funzionari del difensore civico. Senza pentimento e senza rimorso. Nell'ordine puro si castigherà freddamente sotto il solo sguardo degli uomini. E questo è il primo pezzo. Il secondo pezzo dimostra anche qualcosa di interessante. Atteggiamento vano, impotente, sterile, ovviamente è tutta una frase, ma noi dobbiamo riassumere. Atteggiamento vano, impotente, sterile, che già che la vita non è comparazione, ma scontro. In questa prospettiva una morale non vale mai perché buona, un'assurdità. Non ci sono morali buone o cattive e davanti a Dio tutte le morali si equivalgono. Ma perché trionfa? Se noi imponiamo la democrazia ai cinesi, la nostra morale politica sarà eccellente. Se essi ci impongono la loro conquista o precipitano la nostra decadenza, la loro morale sarà la migliore. Fin tanto che la morale cristiana fu conquistatrice e servì da combustibile al dinamismo dell'Occidente, non c'era nessun rimprovero da muoverla, infatti nessuno trovare nessun rimprovero. Era buona perché si imponeva e non inversamente. Oggi essa è cattiva perché batte in ritirata su tutti i fronti. Prova ne sia la perdita ideologica della religione cristiana. Esattamente, il falsario Franceschiello, il quale tanto si finge Papa, poi quando gli dicono ma tu sei Papa, no, veramente io sono Vescovo, tutto è cazzata ovviamente, perché se fosse convinto di quello che dice, dice no, io sono Papa, abbiamo spotestato il Papa perché era un coglione, era rimbambito, e io ne ho preso il posto, se fosse stato ci avrebbe un senso, se fosse stato lui, e ci avrebbe avuto un senso, e quindi ti fai disprezzare perché sei uno stronzo, e sei un perdente. Oggi essa è cattiva perché batte in ritirata su tutti i fronti, o nel 1960, e respinge l'uso della forza che pure è la sola che la renderebbe buona.
Allora, questo è un discorso importantissimo. La morale vince sempre, è sempre quella del vincitore. Esattamente. Allora tu ti tiri indietro, tu mascalzone, no? Che devi fare una funzione, come, quella del difensore civico. Come la cultura dominante, che è sempre quella del vincitore, del dominante. Ma perché no? È così. E tant'è vero che adesso cambieranno opinioni in tanti, adesso che ha vinto Trump, cari amici. Cambieranno opinioni. È il momento dei voltafascio. E li vedremo, li faranno con molto stile, ma li vedremo. Comunque in questi due giorni mi è piaciuto perché ha disconosciuto il trattato TTIP e ha fatto anche un'altra cosa di cui adesso non mi ricordo bene che cosa e era. E ne ha fatte tante. No, due in particolare. Quella è un'altra, adesso mi sfugge, che effettivamente gli danno un briciolo di credibilità. Ma infatti, io tu sai, è immediato. Molto scettico, sono stato anche qualche giorno fa di fronte pubblicamente, mi sono sempre molto... Mica puoi aspettarti che una politica così con lunga temporaneamente, durata 200 anni, sono 200-250 anni che gli americani 244. Navigano in un modo o nell'altro verso la conquista del potere mondiale. 244. Tu puoi tornare indietro nell'ultimo, però puoi trovare degli accordi e poi dire ho capito che quelli che hanno comandato fino ad oggi sono dei mascalzoni, io per quanto posso faccio il contrario, infatti lo sta facendo. Ma noi abbiamo la prova. No, ecco che il cambiamento di rotta anche militare. Certo. Ieri gli aerei da combattimento russi hanno collaborato con quelli americani. Esatto. Anzi, viceversa, gli americani hanno collaborato con i russi bombardando le basi dell'ISIS. Esatto. Chiuso, e questo è chiaro. È chiuso. Il discorso è chiuso. Oh, io vi faccio vedere... Qui c'è un, mi pare che sia questo, vedi, Movimento 5 Stelle, questo è La Repubblica, 23 gennaio, leggete cosa c'è scritto sulla Repubblica. Grillo con Trump e Putin. Protezionismo o cap, più di così che deve dire uno. Ogni tanto ci azzecca. Beh, piace. Dice il contrario, il contrario, il rifiuto, però stavolta ci azzecca. Esatto, la risposta c'è, è immediata. Poi, se ci sono tanti... L'ha capito pure. Se ci sono tanti nel Movimento 5 Stelle di provenienza spuria, se ne andassero. Una bella pulizia, ci vedrebbe tutti concordi. Finiamo la lettura. Oggi essa è cattiva perché batte in ritirata su tutti i fronti e respinge l'uso della forza che pure è la sola che la renderebbe buona. Siamo al 1960. Essa è anche cattiva perché pretende la sua realizzazione assoluta, ossia la dissoluzione del corpo sociale. Eccolo lì quello che voleva, e come è stato ampiamente descritto, e l'ha detto senza mezzi termini, la Clinton. Che loro volevano la dissoluzione sociale, e lo sappiamo bene, e lì c'è stata la reazione, e lì c'è stata la reazione delle masse popolari. Ecco qui come ha scritto il grande intellettuale francese, come al solito i francesi sono sempre all'avanguardia su queste cose, eccolo qui. Alain de Benoist ha scritto un nuovo libro sulla vittoria del populismo, eccolo qua. Io se scappa tempo leggo qualcosa, e se no niente. È giunta l'ora dei populisti, ecco, uno dei più grandi intellettuali. Beh, De Benoist non è da adesso che sono 35-40 anni, sì, e racconta le cose come stanno. Come stanno, anche ultimamente quando sì, sentito, a sentirlo al Senato, esatto, ha detto esattamente le stesse cose. Eccolo. Essa è anche cattiva perché pretende la sua realizzazione assoluta, ossia la dissoluzione del corpo sociale in cui vive. Bisogna infatti porre nettamente questo principio: una morale è nefasta quando sia altra cosa che l'alibi della volontà di potenza e del dinamismo vitale di una società. È buona quando sia nient'altro che un alibi. Il cristianesimo è buono quando conquista l'Europa, ricaccia i turchi, si annette il nuovo mondo, spedisce i gesuiti in Cina e colonizza l'Africa. La sua eccellenza è tanto più notevole in quanto non è vissuto, attenzione, come quell'alibi che pur è, ma come certezza assoluta
chiusa e infrangibile. Chi è che vince? Quello che è sicuro per quello che fa e quello che si comporta in proporzione, in coerenza, in coerenza con quello che è, dichiara di essere. Ecco perché quando lui ci dice, qualcuno ci dice, ma voi certe cose perché le fate? Chi ve le fa fare? Noi rispondiamo, non potremmo fare altro. Questa è la risposta che noi diamo. Tu che cosa vuoi? Io lo faccio perché non posso fare altro. Se no, io denuncio il mascalzone, lo faccio perché... Non potremmo vivere con la nostra anima, con la nostra coscienza. Esattamente. Poi leggeremo, se scappa tempo, altre cose. Per adesso, quello che mi interessa... Ecco, l'ultima cosa la faccio vedere perché appunto... C'è scritto, cari signori, allarme ignorato, eccolo qua, i giornali lo scrivono, daranno la colpa alla solita stronza, ma comunque è l'allarme è stato ignorato. È una dirigente della prefettura di Pescara che classificò Bufala, l'SOS dopo la slavina. Gentiloni, un'emergenza eccezionale, ora poteri straordinari per la ricostruzione, cioè la ricostruzione Gentiloni. Vabbè. No, ma poi lui è di quelle parti oltretutto, di Camerino. Quindi la sua famiglia è nobile conte di Camerino, è fermo. Quindi, cari amici, l'abbiamo detto, vi abbiamo già detto tante volte chi è Gentiloni, vi abbiamo detto anche che la conferma di quello che ho detto io ci è venuto da un nostro grande amico, grande conoscitore della storia della politica, il quale giustamente ha affermato oggi Gentiloni significa che il Vaticano prende in proprio il governo dell'Italia, perché Gentiloni è l'uomo di scelta diretta del Vaticanismo, da circa un secolo. Vabbè, ecco, adesso sentiamo Orazio che dei gesuiti, più o meno di tutti quelli, no, quello che il patto Gentiloni, andatevelo a vedere, è il patto che col quale un uomo della Chiesa, dopo qualche decennio di non expedit, di non accettazione della politica interna italiana, decisero, il papato decise che era il momento, visto che i cattolici c'erano ancora, che era il momento di entrare in Nizza e scendere in campo. Di risorgere. Avrebbe detto Berlusconi, scendere in campo. È quello che ha fatto scendere in campo i cattolici, e quindi giustamente in questo momento di crisi gestisce per conto della Chiesa, che è la vera padrona economica d'Italia, gestisce la politica italiana. Mentre prima c'era uno stronzetto che voleva il compromesso. Per eliminare il debito pubblico italiano, se fosse vero il debito pubblico, se si volesse davvero ripagare, basterebbe vendere gli immobili del Vaticano, 2.000 miliardi e passa quasi. Ma siccome il creditore finanziario è il Vaticano, è lui. Perché vogliono salvare Monte dei Paschi di Siena? Perché il Vaticano c'ha i soldi del Monte dei Paschi di Siena. Certo. Allora diciamole le cose, cari amici, va bene. E quello che avrebbe potuto dirlo probabilmente è quel poveraccio che vi di caso. E l'hanno fatto fuori. Si è caduto dalla finestra. Si è voluto suicidare. Vai. No, aspetta, chiudo e riapro perché sennò la cosa diventa troppo lunga e poi la gente non ci ascolta o vede. Saluto, fai il saluto.